Serena Ferruli, il Tavagnacco vince, ma fatica forse più del previsto contro la Jesina. Com'è andata? Insomma, come hai visto la partita? Beh sì, abbiamo iniziato, abbiamo preso gol subito, pronti via. Siamo riusciti a riprendere il pareggio, hanno fatto di nuovo un gol, loro sono andate sul 2-1, abbiamo finito il primo tempo in svantaggio. È stato difficile, però abbiamo dimostrato di essere squadra, di essere gruppo, andandoci a riprendere il pareggio e poi a vincere la partita 4-2 nel secondo tempo. Siamo entrate, diciamo, nel secondo tempo con il piglio giusto. E nota positiva anche, insomma, il ritorno al gol di Lana dopo due partite senza reti. Beh, sì, diciamo è una nota positiva perché comunque è un attaccante, l'attaccante quando non segna magari la testa un attimino comincia a dubitare dei propri mezzi, così non è stato, ha fatto due partite dove non ha segnato, oggi è ritornata al gol, siamo felici e adesso andiamo avanti così. In questo strano campionato di pause, riprese, pause nuovamente, insomma adesso il Tavagnacco starà fermo un mese. È una cosa positiva, negativa, come la vedi? Oddio, così tante pause, giocare una volta sì, una volta no, non fa bene a quella che è la continuità di una squadra. Il nostro gruppo comunque ha bisogno di continuità, noi continueremo a lavorare in questo periodo di stop e ritorneremo in campo nel 2017. E fuori casa ancora, però diciamo noi continuiamo comunque a lavorare cercando sempre una continuità in quello che è il nostro gruppo e continueremo a rimanere uniti, a trovare la forza del gruppo.